Ciao ragazzi e ben ritornati sul canale con Planet Zoo. Oggi continuiamo le nostre speed build all'interno del Koguari Zoo e come nello scorso episodio ho voluto portare la realizzazione di due habitat, ovvero quello dei cani della prateria e quello delle moffette. In questo momento state vedendo come ho fatto a realizzare la parte interna dove i nostri cani della prateria andranno a riposare. Come modello ho voluto prendere spunto dalle cucce delle volpi artiche, però l'ho voluto allungare per buona parte del recinto e metterci come copertura delle rocce. Questo perché all'interno dell'habitat i nostri animali non vogliono troppe piante, troppa copertura. E quindi ho voluto realizzare un habitat piuttosto roccioso, anche se alla fine ho ceduto alla tentazione di mettere più piante del dovuto perché era veramente troppo spoglio e a me non piace. L'ho già detto nello scorso episodio durante la realizzazione dell'habitat delle volpi e lo ripeto qui. Questo habitat, devo dire che a causa di questa cosa delle piante mi ha dato qualche filo da torcere e l'ho modificato tantissime volte. Però alla fine mi sono detta no, io qualche piantina in più la metto lo stesso. È la prima volta che utilizzo gli edifici come base per poter realizzare una sorta di tana per gli animali e devo dire che è molto utile perché così almeno so che forma voglio dargli a questo rifugio e i cani della prateria apprezzano perché ho visto che entrano e dormono all'interno, gli piace, meno male. Adesso vi lascio alla speed build e ci vediamo tra poco con la seconda parte del video.
Thank you.
schiaffo? Accendi e splascio. Thank you.
Rieccoci con la seconda parte in cui vi mostro come ho realizzato l'habitat delle moffette. A differenza dei cani della prateria, le moffette vogliono tante, tante piante. Però io semplicemente ho messo qualche albero e cespuglio, non ho voluto esagerare. E una cosa che sinceramente non ho ben capito è che quando mettevo la ciotola grande mi diceva che era irraggiungibile per gli animali e quindi sono stata costretta a mettere quella piccola. Infatti tra non molto vedrete che provo a mettere il cibo in qualsiasi punto del nostro habitat, ma non funziona. Per quanto riguarda i rifugi, esattamente come nell'habitat delle volpi, ho costruito una piccola cuccia e poi all'interno dell'habitat, come avete visto, c'è un piccolo edificio dove i visitatori attraverso il vetro potranno osservare gli animali. Anche lì ho avuto qualche difficoltà perché sotto l'edificio non riuscivo a mettere bene la strada. Riuscivo soltanto a metterla a pezzi e quindi lì sono stata diversi minuti a vedere come risolvere questo problema. Ok, adesso io come sempre vi lascio alla speed build. Vi ringrazio della visione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!
I'll down to Ogden. The Holland or both all come. The Chivalry, the Chalamet. There's a leisure, you're yellow, she gets.